Morning YouTubers, oggi parliamo della patch 2.2 in uscita questa mattina dalle 10. Partiamo dalla mappa, orbitale reworkata, e qui ragazzi ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che orbitale era la mappa con un layout più corretto all'interno del titolo, quella su cui probabilmente si erano concentrati di più tra le mappe vanilla nel rifinirla e applicare certi principi alla separazione delle flag e come raggiungere le altre flag, quindi rimango di quell'idea, ma le immagini che vedo delle modifiche che hanno fatto sono comunque positive. Mi piacciono? Almeno così guardando il video, è una versione della mappa un pochettino più ristretta, dove le prime due flag che si incontravano precedentemente da catturare per le rispettive fazioni sono diventate ora degli HQ, quindi si spawnerà lì, e questo concentrerà l'azione evitando perdite di tempo in aree poco battute della mappa. Visto che queste due flag sono diventate dei punti di spawn, hanno aggiunto un nuovo settore formato da una singola flag di 1 al centro della montagna dove prima non c'era nulla. Il tunnel che prima partiva da E e attraversava le montagne dovrebbe intersecarsi con altre parti di tunnel nuove, poi hanno riempito la mappa qua e là di coperture, l'hanno un po', diciamo tra virgolette, sporcata, cioè la mappa ha segni di guerriglia precedente con crateri nel suolo, tank già distrutti in giro e un numero di coperture superiore. Ora, insieme al rework di orbitale arriveranno altre tre armi che da Portal arrivano come Vault Weapons all'interno di All Out Warfare. La CVR di Battlefield 3, sbloccabile con 100 kill di ACVR sul Portal o di M5A3 più 20 headshot fatti con fucile d'assalto. Poi avremo la KS-74U, Double Company 2 Battlefield 3, anche qui sbloccabile con 100 kill fatte con la KS-74U su Portal o con la M40 più 8 kill fatte con fucile d'assalto entro 25 metri in un round. L'ultima è l'MP412 Rex, sempre Double Company 2 Battlefield 3, questa tra l'altro era la mia secondaria preferita su Battlefield 3, che si sbloccherà con 60 kill fatte ovviamente sempre con la Rex sul Portal o con l'M44, più 10 headshot fatti con un'arma secondaria. Da oggi sarà poi possibile ostare finalmente questi server persistenti all'interno di Portal. Sapete che al giorno d'oggi i server rimangono attivi fin tanto che c'è una persona dentro, dopodiché si cancellano automaticamente. Questa feature è stata molto richiesta e tra l'altro è molto utilizzata anche nei Battlefield precedenti, ma in questo, sul 2042, non funzionano esattamente allo stesso modo. Allora, seppur non richiedano un canone mensile, cioè non serve affittarli pagando ogni mese come prima, saranno disponibili alla creazione però soltanto per chi ha acquistato la versione premium del Battle Pass. Quindi sostanzialmente tutti i player, esclusi quelli che hanno la versione base del gioco e non hanno mai acquistato appunto i pacchetti stagionali. Questi utenti possono comunque chiaramente partecipare all'interno dei server persistenti, ma non ne possono creare uno. Ogni account potrà ospitare soltanto un server persistente e questo rimarrà up, ovviamente quando c'è gente che ci gioca, però non oltre 7 giorni di inattività. Cioè, se in 7 giorni dall'ultima persona che è uscita dal server non entra nessun altro, quel server, anche se si chiama persistente, verrà cancellato dal browser. E questo per evitare che vengano creati dei server a reo e che poi rimangono tutti quanti lì inattivi. Se in un server non ci entra nessuno per 7 giorni, viene cancellato. Le funzionalità attualmente esistenti per la creazione dei server normali di Portal saranno le stesse presenti per quelli persistenti, compresa la possibilità di abilitare o meno il crossplay e proteggerli con una password. Come al solito poi nelle patch note c'è una lista di miglioramenti e bug fix che non riporto in toto, mi limito a segnalare quello che secondo me è più importante. Allora, hanno migliorato l'audio delle esplosioni del C5, hanno fatto qualche tweaks generale all'audio sulla mappa orbitale e ai passi del cane ranger, che dovrebbe sentirsi meglio quando non è nella nostra visuale. Hanno fissato un problema che ogni tanto impediva di vedere l'indicatore di una granata che ci lanciavano contro se non guardavamo in direzione verso cui è stata lanciata. Poi tutti i lanciamissili M5, FX M33, il Javelin e anche il Soflam
potranno locare ora anche veicoli vuoti. Sempre sul Portal ho visto che hanno aggiunto vari comandi relativi agli Emcom, per quelli che vogliono personalizzare finemente i propri server. Hanno fissato un bug che permetteva ai player di stare in piedi sopra i droni e andarsene a zonzo per la mappa volando. Hanno rallentato la scivolata di un player che sta iniziando una rianimazione. Questa ottima modifica, perché è capitato non di rado di vedere il medico che decide di rianimarti e arriva ai 300 all'ora, stile minchia Michael Jackson durante i concerti, inizia a rianimarti ma continua a scivolare e quindi la rianimazione si interrompe. Ecco, ora questa scivolata rallenterà nel momento in cui inizierà a ressare. Non si potrà più spawnare su un compagno se sarà vicino a un veicolo nemico. Questa modifica non la capisco, nel senso che su Battlefield 2042 ti fanno spawnare anche su una granata già lanciata, quindi non capisco come mai io non posso spawnare su un mio compagno se vicino a un mezzo, perché magari non l'ha neanche visto, quindi non so, non la trovo particolarmente logica come cosa. Qui dicono poi che non sarà possibile passare attraverso Dozer quando il suo scudo sarà dispiegato da parte degli alleati, e anche qui mi immagino già i trollini che si piazzano davanti a qualche porta per bloccare tutti i propri alleati. Spero che in qualche modo si possa scavalcare, perché se veramente blocca del tutto gli alleati, probabilmente beccheremo delle persone che hanno voglia di rompere le balle agli altri piuttosto che giocare. Fissato un bug che faceva rimbalzare Sundance se apriva tutta l'area vicino al suolo. Questo bug tra l'altro mi è successo appena qualche giorno fa in live. Riportano poi di un sacco di migliorie alle mappe, tra le quali terreni o asset con texture di qualità bassa, miglioramenti alle collisioni, posti dove ci si incastrava, oggetti che potevano clipparsi oppure rimanere flottanti se si distruggeva la base che li teneva in alto, muri invisibili, cioè insomma le solite cose, hanno dato un po' un miglioramento generale a quasi tutte le mappe. Per quanto riguarda i veicoli invece, sul Bolt hanno ridotto il raggio di danno della mina incendiaria per farla corrispondere all'effetto visivo della stessa. L'MP del RAM bloccherà le granate scatter di Sundance, lo spawning beacon che mette giù sempre il RAM verrà distrutto dalle tempeste, hanno ridotto la spinta che si ottiene quando si subiscono colpi da cannone da 50 mm da parte dei veicoli terrestri sui velivoli colpiti, quindi dovrebbero essere sbalzati di meno quando vengono colpiti da 50 mm. La minigun del Condor e del Super Occum danneggeranno anche Condor e Hind sulla distanza. Hanno aumentato il suono che fanno le bombe sganciate dagli elicotteri stealth per essere ovviamente maggiormente sentite e magari provare a evitarle, anche se è particolarmente difficile. Hanno aumentato i colpi diretti a cingoli e ruote dei mezzi terrestri corazzati per poterli disabilitare. Prima bastava un colpo, adesso ne serviranno due. Questo vale per i tank, per il Wycat e anche per il MAV. La stessa cosa vale anche per la parte della torretta. I cingoli e le ruote sono passati da avere 200 HP ad averne 300. Le torrette dei tank sono passate da 250 a 350. Però per iniziare la rigenerazione della torretta serviranno 14 secondi al posto che i 10 di prima. In sostanza, come detto, al posto che un singolo colpo che era necessario prima per disabilitare una parte dei tank e degli altri corazzati terrestri presenti in gioco, ne serviranno due. Poi, i laser sottocanna non dovrebbero più disallinearsi dall'arma, lo avevano detto anche con la patch precedente, quindi speriamo che a sto giro abbiano risolto definitivamente. E nulla, direi che tutto il resto non è particolarmente rilevante, però ecco, se siete curiosi di vedere anche le altre modifiche minori, trovate in descrizione, come al solito, il link alle patch note completo. Detto questo, begli uomini, noi ci vediamo al prossimo video.